Amici all'ascolto di Telepace, bentrovati a questa nuova puntata di Missione Mondo. Laddove ci è stato possibile, l'avevamo già annunciato fin dall'inizio di quest'anno, che volevamo davvero aprirci a questa questione che ehm, non, si, non dico più davvero eh, emergente perché è una dimensione di sempre: cioè la dimensione delle migrazioni, delle immigrazioni che, nel quale, che ci vede tutti coinvolti. E quindi approfittare in quest'anno per approfondire diversi aspetti anche per. Aprirci veramente ad un vissuto, eh, un vissuto umano e cristiano di questa dimensione. Quest'oggi vogliamo appunto riprendere, ritornare su questa dimensione con una figura davvero importante, meglio di così forse non potevamo trovare. cioè Ascolteremo un intervento di Monsignore Silvano Maria Tomasi. Nato in Italia nel 1940 e vissuto la maggiore parte della sua vita negli Stati Uniti, ma la cosa più importante è che fin dall'inizio si è occupato appunto della pastorale degli immigrati, prima negli Stati Uniti, poi anche a Roma come, appunto, a Roma come segretario del pontificio consiglio della pastorale per i migranti e poi ha avuto anche una eh, lunga esperienza di missione dove è stato nunzio apostolico in tanti paesi dell'Africa in Eritrea, a Djibouti, in Etiopia e a, in Somalia un'esperienza che appunto l'ha sempre visto impegnato appunto a contatto con queste, questi paesi di immigrazione di partenza Attualmente Monsignore eh, Silvano Maria Tomasi ricopre il ruolo di segretario delegato del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, un organo della Santa Sede. All'ultimo meeting di Limini è intervenuto appunto come vi dicevo in ambito di una conferenza dal titolo Non sono numeri sono persone e poi a questo proposito abbiamo avuto l'occasione di seguire una mostra che si era fatto eh, su Migranti, la sfida dell'incontro. Ora vi proponiamo il suo intervento dove emergono sopra tanti aspetti, ma soprattutto eh, lui sottolinea che da mesi e anni ormai le masse di richiedenti asilo provocano paura, rigetto, accoglienza, una gamma di emozioni e di politiche che spesso dividono le comunità e creando eh, apprensione e incertezza, ma nello stesso tempo la cosa bella è che c'è anche appunto una generosità, una generosità apparentemente nascosta, ma una generosità grande e fruente, fru fruttificante proprio da questo punto di vista. Ora vi proponiamo questo suo intervento e soprattutto la sua testimonianza dai tanti anni passati a contatto con le migrazioni, con i migrati e quindi soprattutto ascoltando e cercando anche di capire le ragioni vere di questo, di questo movimento e ancora di più le ragioni vere per una giusta accoglienza. E aggiungerei una eh, evangelica accoglienza perché poi, alla fine, siamo tutti: siamo tutti eh, migranti, siamo tutti peregrini. Grazie, buon ascolto. Da mesi e ormai da anni le masse di richiedenti asilo provocano paura, rigetto, accoglienza, una gamma di emozioni e di politiche che dividono comunità, creano apprensione e incertezza e rivelano però anche generosità sconosciuta. Si allarga il gap tra partiti della destra e quelli della sinistra con delle conseguenti disgreganti per l'Unione Europea. Certo, questi nuovi esodi sono la luce rossa d'allarme che il nostro mondo non funziona bene. Se 3000 donne, bambini e adulti in cerca di sopravvivenza hanno trovato la loro tomba nel profondo del Mediterraneo solo negli ultimi sette mesi di questo 2016, se migliaia di minorenni vagano dall'America centrale verso gli Stati Uniti e sono violati per strada, alcuni uccisi, altri semplicemente scompaiono, se siamo arrivati ad avere 60 milioni di persone sradicate violentemente dalle loro case e dal loro ambiente e costrette a fuggire per salvarsi, non possiamo dire che il pianeta Terra, la nostra casa comune, goda di buona salute. Eppure abbiamo i mezzi, le risorse, la tecnologia per rimediare. E allora perché ci trinceriamo dietro muri e barriere di filo spinato per non incontrare l'altro che bussa alla nostra porta, per non morire di fame o sotto le bombe di guerre intestine? L'esperienza di migrazioni forzate non è nuova, ma la lezione della storia sul movimento di popoli non è stata imparata. Ecco un canto degli emigranti nella forma di dialogo tra lupi e pecore, cioè tra ricchi e poveri. Noi siamo pecore, figli di pecore. Di generazione in generazione i lupi si scaldano con la nostra lana e si cibano con la nostra carne. Un giorno vennero a dirci che in un paese molto vasto ma molto lontano noi avremmo potuto campare meno peggio. O oh, pecore pecore, ci gridarono, badate che c'è il mare da attraversare. E noi lo attraverseremo. E se fate naufragio e vi annegate, meglio morire d'un colpo. Che agonizzare tutta la vita. Oh, povere pecore, ma voi non sapete che in quel paese molto vasto e molto lontano ci sono delle malattie tremende. Nessuna malattia potrebbe essere più tremenda di quella che noi soffriamo di padre in figlio, la fame. Potrebbero essere righe scritte guardando il telegiornale di questi giorni, con le immagini delle carette del mare che abbiamo visto poco fa, piene di richiedenti asilo e di loro cadaveri, o di loro cadaveri galleggianti o allineati sulle spiagge del sud Europa, o vendendo, vedendo nei loro occhi il senso di orgoglio dei sopravvissuti alla traversata dalla Libia a Lampedusa, dalla Turchia a Lesbo. Queste righe apparvero su un giornale tedesco nel 1880. Allora si trattava dell'esodo dei braccianti e contadini italiani ed europei verso le Americhe ed altri continenti. La memoria nazionale sembra debole e offuscata dalla paura dei nuovi arrivi. Vari governi di Stati membri dell'Unione Europea Sembrano pure mancare di prospettiva storica, anche se non c'è dubbio che il movimento di popoli è alla base dello sviluppo di civiltà, di scambi di conoscenza, di progresso tecnico. Michael Fisher, nel suo libro Migration of World History, dice questo La storia delle migrazioni è al centro della storia del mondo. Le Nazioni Unite informano che oggi 250 milioni di persone vivono e lavorano in un paese diverso da quello in cui sono nate. Il movimento di popoli è un dato continuo, strutturale, della storia della famiglia umana, che a lungo andare porta benefici per tutti. Allora ritorna la domanda perché l'energia per la risposta a questo fenomeno va nella direzione del controllo, della prevenzione dell'arrivo, di politiche di contenimento, tutte iniziative che vanno contro l'evidenza della storia. Una voce, soprattutto un'azione alternativa a sostegno degli sradicati di ieri e di oggi, però non manca. È la voce delle donne e degli uomini che, ispirati dal messaggio e dall'esempio di Gesù, o ascoltando la voce del cuore e della ragione, hanno capito le migrazioni come occasione di incontro e di affermazione che prima delle frontiere c'è la famiglia umana a cui tutti apparteniamo. L'altro non è tale perché è inferiore o perché la sua diversità lo debba catalogare un gradino o due al di sotto di me, ma è altro da me perché mi dà la possibilità di scoprire me stesso, di prendere coscienza della mia dignità di persona nella relazione che stabilisco con lui. L'altro è una necessità per me. Se l'altro non esiste come termine di paragone, io rimango bloccato nel mio mondo e perdo l'opportunità di sviluppare un'autocoscienza. Che si apre su orizzonti illimitati. Nell'affrontare le migrazioni contemporanee, non possiamo quindi prescindere da un punto di partenza fondante, l'atteggiamento verso l'altro, che deve essere anzitutto di reciproca accoglienza. Le diversità che vengono da un passato separato si incontrano per costruire un futuro comune. Se di fronte all'altro è anzitutto l'atteggiamento di accoglienza reciproca che deve costituire il metodo che rende l'incontro fruttuoso, esso deve essere anche capace di assumere i problemi che emergono. Non è un metodo naïve e indolore. Mentre, da una parte, ci possono essere chiusure irragionevoli, dall'altra. Ci può essere un'imposizione aggressiva e ingiusta di tradizioni che violano diritti umani fondamentali. Dall'incontro parte la ricerca comune della verità in un dialogo rispettoso. Oggi, mi pare, ci sono due esigenze particolarmente pertinenti la coerenza che dovrebbe legare principi e valori affermati alla pratica quotidiana e la distinzione tra politica e religione. L'accoglienza e l'apprezzamento dell'altro, straniero incluso, nella tradizione cristiana ma non solo, costituisce l'altro versante del culto che i fedeli credenti sono chiamati a rendere a Dio, un atto della loro confessione di fede. Incontrare lo sguardo dell'altro, ascoltarlo, l'altro che i padri della Chiesa dei primi secoli hanno definito colui che è la tua propria carne. Nell'accoglienza non tutto è chiaro. Abramo, alle querce di Mambre, riceve e rifocilla l'ospite che non conosce e nasce la speranza. A lui e a Sara, vecchi e senza figli, viene promesso un figlio che cambia la storia. L'accoglienza... Presuppone reciprocità per rendere la convivenza possibile. I nuovi arrivati dovranno capire che l'ospitalità che ricevono esige certamente, per un inserimento rispettoso, l'appropriazione anche da parte loro dei valori fondanti la comunità ospitante, quel nucleo essenziale di doveri e diritti ragionevolmente universali, come la pari dignità dell'uomo e della donna la libertà di coscienza e di credo, l'accettazione del pluralismo nella società, la separazione di politica e religione, l'uguaglianza dei cittadini di fronte allo Stato. In realtà si apre qui un dibattito complesso sull'universalità dei diritti umani e sul ruolo pubblico della religione e sulla natura dello Stato moderno. I flussi migratori dal mondo arabo e africano verso l'Europa, ormai obbligano le democrazie occidentali a riproporre all'interno del loro spazio questa discussione che prima era un confronto tra popoli che vivono in regioni geograficamente differenti del globo. Assumendo realisticamente che le migrazioni continueranno, a lungo andare è più saggio pensare alla loro integrazione che consumare tutte le energie in discussioni emotive e poco concludenti sui numeri di richiedenti ospitalità. Una dimensione cruciale dell'accoglienza è appunto l'integrazione, che non dovrà essere come lo scontro di due auto quando ambedue sono modificate ma in una modalità di mutua distruzione. Piuttosto l'integrazione è l'incontro di due esperienze umane vissute che nel dialogo camminano assieme verso il futuro e costruiscono una identità comunitaria più ricca e dinamica attraverso uno scambio di doni. L'altro, quindi, può divenire una forza propulsiva verso un futuro migliore per tutti. Ma il rischio di, manipola di manipolazioni è alto. Il dibattito pubblico sull'impatto dell'immigrazione riguarda tanto la percezione quanto le statistiche attuali. Liberarsi dalle deformazioni della realtà provocate dalla paura e da ideologie egoiste è un passo necessario per incontrare l'altro come è. Allargando lo sguardo sulla mappa delle migrazioni si scopre una realtà più complessa che ridimensiona le emozioni. Nel 2014, per esempio, i cittadini italiani Residenti all'estero sono aumentati di 155.000 unità, attestandosi a quota 4.600.000, con un incremento superiore a quello dei cittadini stranieri residenti in Italia, per i quali l'aumento è stato solo di 92.000 unità. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ci ricorda che più dell'85% dei richiedenti asilo sono accolti nei paesi più poveri o in via di sviluppo. Si pensi al Libano, grande poco meno del Trentino Alto Adige, che ha 4 milioni e mezzo di abitanti, accoglie 1 milione e 200 mila profughi, più dell'intera Europa che ha ben più di 500 milioni di abitanti. In conclusione, l'accoglienza che comunità parrocchiali, comuni, famiglie offrono, è la preparazione della nuova società e si contrappone alla sterilità di tanti discorsi xenofobi. L'altro siamo anche noi. Nel mondo globalizzato di oggi il contributo dell'esempio e del messaggio cristiani si rivela ancora più necessario che in passato, nella sua universalità che garantisce convivenza e la costruzione della casa comune è la strada del futuro. Grazie.